Due convocazioni e non si raggiunge il numero legale. Lei ha fatto un appello al buon senso istituzionale. Secondo appello, cioè nel senso che l'altra volta l'ho fatto, adesso lo rifaccio. Assolutamente sì, perché come è fatta la legge Delrio non crea maggioranza e opposizione nel Consiglio metropolitano. Ogni consigliere viene qui per portare il suo contributo con le proprie idee politiche, ma soprattutto col proprio ruolo istituzionale, affinché gli obiettivi strategici della città metropolitana possano essere perseguiti. Quindi veramente non riesco a comprendere, ed è per questo che abbiamo voluto rimettere una seduta il 30 dicembre, perché voglio essere persuaso che ci sia una sensibilità istituzionale, altrimenti non riesco veramente a capire come si possa non venire e quindi perdere dei soldi che servono per sistemare scuole e strade, soprattutto dei comuni della città metropolitana. Comuni che hanno tra l'altro tutti i colori politici differenti anche del sindaco della città metropolitana. Ecco qui la differenza tra chi cerca di amministrare nell'interesse della collettività e chi evidentemente fa altro tipo di ragionamenti. Ma siccome voglio credere che prevalga alla fine la sensibilità amministrativa, istituzionale e soprattutto gli interessi dei nostri concittadini della città metropolitana, abbiamo riconvocato un consiglio per il 30 dicembre. Poi il 30 dicembre ognuno si assumerà le sue responsabilità. Altra cosa poi, come abbiamo sempre detto, è la dialettica politica, che qua dentro tra l'altro deve necessariamente fare un passo indietro, perché non ci sarà mai una maggioranza e un'opposizione qua dentro. Per come è considerata e conformata la legge, nella nostra area metropolitana non ci potrà mai essere una maggioranza come c'è in Consiglio Comunale, per esempio. Allora io faccio l'appello a tutti a dare il contributo sui fatti concreti, sulle azioni, sulle opere. Poi ognuno ha intatto il diritto di criticare sul piano politico, sul piano strategico, ogni scelta che si va a fare, altrimenti in questo modo, come dire, si vanno a compromettere gli interessi delle collettività. Invece io sono fiducioso che anche all'ultimo minuto in zona Cesarini ci possa stare non solo il numero legale, ma anche il contributo fattivo della maggioranza dei consiglieri metropolitani. Comunque metto a vostra disposizione anche l'elenco di tutte le opere che, se il 30 dicembre non verranno approvate, saranno soldi che si andranno persi, e non sarà che vince o perde una parte politica, in quel caso perderanno i cittadini. Se invece il 30 si riesce a votare, vinceranno i cittadini della città metropolitana.